Il 22 di maggio è stato un giorno particolarissimo. Noi siamo in presenza di una bella signora che è stata veramente cortese ad ospitarci il 22, perché il 22 c'è stato questo evento di inaugurazione. Certo, noi il 22 abbiamo inaugurato questo nuovo punto vendita che è adiacente alla fabbrica e abbiamo voluto presentare quello che è il nostro percorso che dura ormai da 30 anni nel campo della cucina componibile. Noi qui cosa facciamo? Innanzitutto mi preme far capire che la nostra cucina, la parte strutturale della nostra cucina non ha un grammo di truciolare e questo è importantissimo per noi e ci teniamo tanto a sottolinearlo. E quindi, non avendo nessun grammo di truciolare, lo abbiamo realizzato con multistrato di pioppo. Anche le ante sono costruite con una base di alluminio, tant'è che Baux arriva proprio da bauxite. L'alluminio è la parte strutturale dell'anta, che poi noi andiamo a ricoprire con il vetro, che può essere lucido, opaco, oppure con i gres, oppure con stratificati. Però naturalmente può accadere che la presenza del vetro in una cucina componibile possa spaventare. E quindi mi è venuto in mente di dare la possibilità a chi viene a visitare il nostro showroom di sperimentare in prima persona se effettivamente questi materiali sono così resistenti. E quindi abbiamo creato all'ingresso del nostro showroom Bauxcademy. Ci sono 12 postazioni dove sarà possibile effettuare dei corsi di cucina in compagnia di chef, e poi passeremo un po' di tempo insieme in queste serate dove ci saranno questi chef che ci delizieranno con i loro piatti. Materiali insoliti per una cucina particolare. Sto parlando del vetro, sto parlando del gres porcellanato e sto parlando dell'acciaio. E anche delle strutture completamente in multistrato. Le nostre cucine sono realizzate con questi materiali che noi riteniamo materiali idonei all'uso della cucina. Perché insomma nell'ambiente cucina ci devono essere necessariamente dei materiali che a contatto con l'umido, con gli agenti chimici, con le macchie degli alimenti comunque più o meno acidi, hanno bisogno di una garanzia di questo prodotto. Quindi la Baux cosa ha fatto? Ha fatto una linea di cucine con dei materiali esclusivi idonei all'uso della cucina. È il caso di dire che una cucina a questo punto è per sempre, perché se è indistruttibile è per sempre. È antieconomico come discorso, però fa senz'altro piacere al consumatore finale. E a proposito del consumatore finale, io so che tu ti occupi del loro benessere. Certo, da quando entra, quando va via, per noi il cliente è la prima cosa. Quindi ci adattiamo alle sue esigenze, al gusto e alle esigenze tecniche della cucina, perché essendo fabbrica possiamo adeguarci anche a loro. Il su misura piace veramente a tutti, sì. Perché ognuno ha delle peculiarità, certo. Ha dei problemi e quindi voi andate incontro al cliente. Sì, diamo proprio la possibilità di personalizzare la cucina a proprio gusto, dando i giusti suggerimenti, perché i nostri arredatori sono specializzati proprio in questo. Sì. Quindi voi fate la cucina su misura. Esattamente. Prefissiamo come obiettivo anche quello di essere presenti sui maggiori social network per informare anche il cliente di ciò che facciamo e come lo organizziamo, come lo predisponiamo per venire incontro, insomma, alle più svariate esigenze. Quindi se loro vi vogliono trovare su Facebook? Facebook Baux Cucine. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi.